Mister, buonasera, insomma, è arrivata la vittoria, insomma, che ti aspettavo, ti speravo che potesse arrivare, la vittoria meritata, avete sprecato anche parecchio, però avete posto un paio di velivoli in 90 minuti, insomma, che Pescara ha giocato, ha creato occasioni e ha posto pochi rischi di difesa. Abbiamo fatto una buona gara, anche se essendo praticamente la quinta partita nel giro di 20 giorni non abbiamo alzato subito i ritmi, poi l'abbiamo fatta, sbloccata la partita, sì, abbiamo sciupato qualcosina, abbiamo fatto una buona partita contro un buon avversario che ha cercato di giocare e poi un po' di arrabbiatura per il gol preso alla fine su una situazione leggibile, ma probabilmente abbiamo un po' perso la concentrazione perché insomma la partita era finita, però bene, andiamo avanti, insomma, vincere era importante. Mi sembra l'impostazione iniziale leggermente diversa dal, parlo di quella tattica, il modulo diversa era finalizzata, ho visto Pontisso che poi faceva la mezzata, insomma. Vabbè, Pontisso faceva la mezzata, no, abbiamo giocato come stiamo giocando ultimamente, come magari abbiamo fatto prima in precedenza. Cioè, io cerco di valorizzare le caratteristiche dei giocatori. Pontisso in quel ruolo è una mezzala, è un giocatore che può giocare fra le linee, è un giocatore bravo, palla al piede, è un giocatore che poi crescerà anche negli inserimenti senza palla appena avremo la possibilità di allenarci. Nel frattempo non abbiamo modificato l'assetto tattico, pur se Pompetti ha chiesto il cambio, insomma aveva un piccolo fastidio, però abbiamo finito bene, cioè giocando, creando, concedendo poco, ogni tanto facciamo delle leggerezze, vogliamo sempre giocare palla anche quando invece questa palla andrebbe messa davanti, è un limite, fa parte anche del nostro modo di essere, però insisterò e questi alcuni aspetti li dirò ai ragazzi, insomma alcune volte prendersi dei rischi inutili non serve, alcune volte l'abbiamo fatto. Mister, si è tanto parlato in settimana di Ferrari, oggi Ferrari ha segnato un gol, se ne è divorati due, uno e mezzo, diciamo, e comunque è un giocatore che si fa trovare sempre al posto giusto nel momento giusto. Ma i gol si possono sbagliare, per carità, ha fatto anche due belle parate il portiere perché lui ha colpito bene, secco, poi invece è stato molto bravo e molto risoluto nell'azione del secondo gol, compreso anche lo smarcamento che ha fatto. Vabbè, Ferrari bene, insomma, poi noi dobbiamo sfruttare tutte le risorse. Stasera ho preferito non fare entrare Cernigoi perché era reduce da un problema, da un piccolo problema fisico, fargli fare 20-25 minuti in quel momento di partita per poi magari riacutizzarsi il fatto muscolare e poi perderlo durante gli allenamenti che avremo in settimana, non mi andava e quindi va bene così, abbiamo fatto bene, abbiamo vinto con merito contro un avversario che ha giocato comunque a calcio, andiamo avanti. Mister, oggi tanto buonasera, mi ha impressionato, l'ha fatto anche nelle altre partite oggi, particolarmente Raudino. A un certo punto dava 20-30 metri di difensori, cioè non lo prendevano più, specialmente all'inizio, poi evidentemente l'ha tolto giustamente per motivi suoi. Le chiedo, mancano 8 partite, vedendo la condizione fisica di questa squadra, è forse un vantaggio rispetto alle altre, che magari hanno indeguino l'aspetto atletico e fisico della sua squadra? Guardi, le squadre che ho allenato con un po' di presunzione sono sempre state bene dal punto di vista fisico, dall'inizio fino alla fine, questo credo che lo abbiamo dimostrato. È 20 giorni che giochiamo, Raudi è un giocatore che negli spazi si esalta perché ha grande forza, grande velocità, complessivamente stiamo bene, abbiamo bisogno di lavorare con un po' più di continuità, però adesso magari si giocherà a Olbia sabato e poi si ritorna col turno infrasettimanale, questo è un momento in cui si può lavorare poco, però un po' di benzina l'abbiamo messa precedentemente nel serbatoio, per cui stiamo discretamente, a parte quelli che sono arrivati a gennaio, vedi Cernigoi, Pontisso, che secondo me hanno grandi margini di miglioramento. Posso? Mister, no, volevo chiedere una cosa, insomma, se si aspettava, a proposito delle partite di oggi, la vittoria dell'Olbia a Modena, glielo chiedo anche perché sabato prossimo ad Olbia vi giocherà il Pescara e pochi giorni fa il Pescara ha perso immediatamente a Modena. Ma guardate che in C, in B e in A,
perché è così. Quando si gioca durante il campionato e la prima o la seconda affronta anche squadre di metà classifica, i risultati non sono già stabiliti in partenza, sono sempre gare sofferte, equilibrate. Poi magari alcune volte si alterano questi equilibri, per cui magari una squadra prende gol subito e perde gli equilibri e magari finiscono con tanta differenza fra le due squadre, però di solito non è così, per cui nessuna sorpresa. Robby è una buona squadra, evidentemente. Io l'ho anche vista la partita poco prima che venissimo al campo. Robby ha vinto una partita, ma Robby è una buona squadra, non è una squadra scadente. In questo girone sono poche squadre deboli e scarse.